Ecco, dopo la chiesa che abbiamo visto giù a Macerata, che è particolare, abbiamo visto che è stata ristrutturata completamente, quindi anche questa chiesa è degna di essere visitata come tante altre, perché è caratteristica delle nostre zone, questa valle che purtroppo da Perino, sopra Perino, abbiamo detto, c'è la strada che conduce a Filippazzi. Siamo giunti, seguendo presso la stessa medesima strada, sulla via per raggiungere Colli, siamo giunti qua a Filippazzi, presso la Cappella del Voto, o meglio Santuario del Voto. Difatti adesso citiamo un attimino per fare un po' di storia così, quanto è menzionato. Infatti qui si dice che la Cappella del Voto sorge nel verde bacino del Monte Concrena, dalle tre caratteristiche vette, che è Poggio Alto 1235 metri, Poggio Belvedere al centro a 1189 metri e Pizzo Lungo 1159. Questa è stata costruita nel corso dell'anno 1987-1988 con la pietra locale. Caratteristica è il fatto che ospita l'artistica statua della Madonna di Fatima, scolpita in Portogallo e benedetta dal Papa Giovanni Paolo II il 5 giugno del 1988, quindi esattamente 10 anni fa. Molto probabilmente il 5 giugno verrà festeggiata in modo particolare in questo anniversario. Adesso vediamo questa chiesetta che è molto caratteristica e abbiamo visto, a parte il panorama che si riesce a godere proprio da qua, che è veramente meraviglioso, stupendo, che dà sulla Valtrebbia. Facendo un excursus su questa cappelletta, possiamo dire che è il più giovane santuario mariano della diocesi di Piacenza. È nata per il voto della madre di tre sacerdoti nel corso dell'anno mariano 1987-1988, indetto dal Papa per ricordare il millenario della nascita della madre di Gesù. Sorge al centro della media Valtrebbia, esattamente nella frazione montana di Filippazzi, nel territorio parrocchiale di Perino, in comune di Colli, a poco più di 40 km da Piacenza. È dedicata alla Madonna di Fatima. Per molti motivi si inserisce mirabilmente nel contesto naturale del paesaggio di Fatima, boschi, pascoli, aria pura, sorgenti che non conoscono ancora inquinamento, pace e tranquillità che invitano alla meditazione, alla riflessione, all'incontro con Dio, con Maria. Sono molti coloro che cercano in quel segno mariano costruito in sasso a vista del posto, dolcemente adagiato nel grande bacino del Monte Concrena, affacciato sulla bella valle in cui scorrono le acque del fiume Trebbia, la pace dello spirito e la distensione della mente, messa alla prova dell'agitato ritmo di vita del nostro tempo. L'artistica statua, legno cedro, scolpita in Portogallo, è una copia perfetta della venerata statua custodita nella cappella della Collezione Antica. Adesso facciamo un po' di cenni storici. Abbiamo visto internamente la chiesa che è stata appunto creata, è stata costruita 10 anni fa, esattamente 10 anni fa, nel 5 giugno 1988. E parliamo un attimino, appunto, facciamo dei cenni storici grazie ad alcuni testi che abbiamo trovato all'interno della cappella. È un piccolo santuario eretto in Filippazzi di Perino, in Valtrebbia, in provincia di Piacenza, nel corso dell'anno mariano 1987-1988. È dedicata alla Madonna di Fatima. Una nota sulla statua. La statua rappresenta la Madonna come fu vista dai veggenti. È stata scolpita in Portogallo. È un'artistica scultura in legno di cedro finemente decorata in oro. Nota caratteristica che è stata benedetta direttamente dal Papa, infatti si dice è stata benedetta dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II nella Cappella del Seminario di Piacenza alle ore 13 del 5 giugno 1988, quando il Papa venne proprio a far visita a Piacenza.
Dopo aver benedetto la sacra immagine, il Papa ha sostato in preghiera e come suo personale ricordo ha donato la sua corona. Fu trasportato solennemente in elicottero nella cappella del voto di Filippazzi il 16 luglio 1988. Il cardinale Silvio Oddi, nel corso della messa solenne, ha inaugurato e benedetto la cappella. La festa, parliamo qui della festa qua del paese, si celebra ogni anno nella terza domenica del mese di luglio, quindi chi volesse venire a vedere, questa sicuramente deve essere una festa festeggiata molto solennemente, il 13, diciamo, la terza domenica del mese di luglio viene festeggiata per la festa. Infatti perché il 13 del mese? A ricordo dell'apparizione della Vergine ai tre pastorelli, avvenute nei 13 del mese, da maggio ad ottobre del 1917, si celebra il 13 di ogni mese, alle ore 15 nella Cappella del Voto. La Santa Messa, con il rinnovo della consacrazione alla Vergine e la riaffermazione delle promesse del battesimo. Il piccolo tempio, affondato nel verde del boscoso bacino della Concrena ed avvolto in un profondo silenzio, è un invito alla preghiera e alla meditazione. Infatti questo è il bacino della Concrena, è proprio in questo bacino che è stata costruita questa cappella. Però si vede molto bene, adesso oggi c'è un po' di foschia perché è una giornata, si vede che è leggermente umida, si vede bene la Val Trebbia, si vede il Trebbia appena a valle di Perino. Vediamo che c'è tutte le preghiere della Madonna. La statua fu trasportata nella cappella del seminario vescovile di Via Scalarini e benedetta dal sommo pontefice Giovanni Paolo II a Verona il 5 giugno del 1988, mentre accoglieva il sacerdote malato delle diocesi di Vicenza Bobbio, in occasione della sua storica vita pastorale del 10. La sacra immagine poi fu portata nel santuario della Madonna del Pilastro di Gragnano, dove rimase per un mese intero, durante il quale i fedeli si avvicendavano nel raggiungere in pellegrinaggio, spesso a piedi e nel pregare di continuazione. Il 17 luglio veniva trasportata in elicottero dal santuario del Pilastro alla cappella del voto di Filippazzi, accolta dal cardinale Silvio Oddi e da una folla in testa. Nonostante la sua giovane età, il santuario del voto è conosciuto non solo nella provincia di Piacenza, ma anche nelle province limitrofe, ed è diventato uno dei tanti segni di fede in cui l'uomo pellegrino in questa valle, di lacrime, trova una risposta attraverso la comunione con Dio ai suoi mille peccati.